Buonasera a tutti, ci troviamo questa sera in un posto affascinante e particolare che è la Baita San Luigi a Castione della Presolana, nella comunità promozione umana di Don Chino Pezzoli. E qui incontreremo un ospite che è anche un operatore che ci farà entrare dentro il tema della nostra settimana. Seguitemi. Non c'è altra pace che mi calmerà. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza sia con tutti voi. Tu, Pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. O Dio, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Dio degli eserciti, fai che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore, Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Allora Gesù, commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: Togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Lo sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato.
Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Marta, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Appassionarsi alla vita è il tema di questa settimana e eccoci allora con Marco. E a te Marco una prima domanda, presentaci brevemente il luogo in cui siamo, questa comunità. Ecco, ciao a tutti, io sono Marco e sono il responsabile di questa comunità per recupero dalle dipendenze. Questa è la prima comunità che ha aperto il nostro padre fondatore Don Chino Pezzoli nel 1981 ed è anche il primo centro in cui i ragazzi che cominciano ad affrontare questo percorso incontrano nel loro cammino. È una fase appunto di inserimento dove accogliamo ragazzi con problemi appunto di dipendenze e che provengono da ambienti anche molto complessi. C'è chi arriva dal carcere, chi arriva dalla strada, e qualcuno arriva anche da casa proprio per risolvere questi problemi. È una fase questa in cui i ragazzi sosterranno per circa 3 mesi il tempo proprio per assimilare quelle che sono le regole della comunità, per imparare la convivenza anche con altre persone e in alcuni casi per valutare le terapie farmacologiche o con cui sono arrivate oppure verranno inserite anche gradualmente man mano che il percorso va avanti. Siamo a Castione della Presolana, il posto come avete visto è molto bello e anche questo aiuta i ragazzi a cominciare questo percorso perché stare lontano soprattutto dall'ambiente da cui uno proviene è già di aiuto per cominciare questo percorso che facile non è, così come non era facile la vita che si conduceva all'esterno. Il Vangelo di questa settimana ci parla di resurrezione. Tu Marco hai detto che sei responsabile di questa comunità, ma la tua storia parte molto prima. Ci vuoi dire qualche cosa? Assolutamente sì, la mia storia parla anche da sé, visto soprattutto l'argomento del Vangelo che parla di resurrezione. Io quando sento questa parola mi viene in mente proprio questo posto, la comunità che mi ha dato la possibilità di risorgere come essere umano e di poter rinascere come uomo, come figlio e magari un domani anche come compagno, perché vabbè, è vero che adesso io sono responsabile di questo centro, ma prima come i ragazzi che adesso accolgo e aiuto ho avuto problemi anch'io di dipendenze. Sono entrato in comunità nel 2016, provenivo da problemi legati a eroina e cocaina e questa vita mi stava conducendo ormai alla distruzione più totale. Ho chiesto aiuto a Don Chino mi ha allungato la sua mano e non ci ho pensato due volte ad afferrarla perché era in quel momento l'unica ancora di salvezza che avevo. Il mio percorso è cominciato, ripeto, 7 anni fa, il nostro percorso in comunità dura 3 anni, ma oggi a distanza di 7 anni io sto portando avanti ancora un percorso che per l'ATS, per i servizi esterni, si è concluso con i 36 mesi. Ma per quello mio di vita sta andando avanti tutt'oggi perché non c'è giorno che io non riesca a prendere un qualcosa dai ragazzi che aiuto, dai colleghi con i quali condivido, porto avanti questo centro. E, ripeto, per me è stata veramente una rinascita. Sono entrato in comunità che ero un bozzolo, pesavo forse 60 kg se ci arrivavo.
avevo distrutto tutti gli affetti familiari e non solo, avevo compromesso anche il mio stato di salute, ma con la pazienza, con molta fatica, perché comunque è un percorso che richiede veramente molta fatica, posso dire che oggi il Lazzaro che abbiamo letto nel Vangelo poco fa, vi sta parlando. Marco, vuoi dirci quali sono stati un pochettino quelle scintille che hanno fatto nascere in te il desiderio di ricominciare? Ma hai detto bene, scintille perché sono state più di una. Devo dire, la prima, non l'elenco in ordine di importanza perché sono tutte sullo stesso piano. La prima è lo stato a vedere mia madre che stava soffrendo molto più di quanto stessi soffrendo io, anche perché poco tempo prima avevo perso il papà, quindi per lei il compagno di tutta la vita, suo marito con cui era sposata da 40 anni, e poco tempo dopo vedere suo figlio che stava sprofondando in questo vortice. La stava letteralmente uccidendo. E in secondo motivo, sicuramente è stata la voglia di una rivincita personale nei confronti di una vita che fino a quel punto mi aveva dato tutto, ma che io non ho saputo cogliere e non ho saputo vivere in pieno. E basta. Un'ultima domanda, Marco, che in realtà è un consiglio, un messaggio che vuoi lanciare a chi ci ascolta, perché magari c'è qualcuno che da casa sta vivendo alcune situazioni particolari e in questo momento vive delle fatiche. Ma il consiglio che posso dare e che è stato dato a noi a me in prima persona è quello di non vergognarsi mai di avere delle difficoltà, non vergognarsi mai a dover chiedere aiuto. Chiedere aiuto, secondo me, è il gesto più coraggioso che una persona può fare, quindi qualsiasi sia il problema, non necessariamente una dipendenza come può essere il problema che è capitato a me e ai ragazzi che ho qui, ma qualsiasi sia la situazione, se avete bisogno di aiuto, chiedetelo. Chiedetelo perché un peso sulle spalle di una sola persona può schiacciare, ma se questo peso lo si porta in 10 o 15 diventa molto più facile. Aiutaci a sorseggiare in ginocchio la vita e la sua sovrabbondanza di mistero, poiché essa in tante maniere racconta di te. Aiutaci a gettare il nostro cuore verso il tuo infinito nome, quando ne siamo capaci e quando non lo siamo. Aiutaci a offrire le nostre bonacce e le tempeste, il grigiore del piombo di certi giorni ripetuti e l'azzurro di un azzurro tale che quasi ci sfugge.
Aiutaci ad abbracciare con eguale fiducia il momento in cui ci consegni il tuo dono, in un'incredibile sofferenza, come in un'incredibile gioia. Aiutaci ad accogliere la tua speranza, che da dentro, impercettibile, ci rinnova mentre passo dopo passo muoviamo verso di te. Aiutaci a sentire che le nostre anime e i nostri corpi all'unisono vogliono risuscitare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Un grande grazie a Marco per averci ospitato questa sera e su tutti voi che ci ascoltate. Scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.